Stiamo riprovando, era una sorpresa. È un piacere, adesso è tempo di riprovare il collegamento. Ne abbiamo parlato con Alessandro Zingaro del Teatro Arcobaleno, di quanto sia appunto difficile portare avanti proprio l'idea stessa del teatro. Tutti i tuoi ragionamenti, le tue riflessioni, ahimè, sono condivisibili e fanno parte appunto della cultura nostrana. Purtroppo, soprattutto in città come Roma, il teatro nel tempo ha sempre fatto numeri sempre più bassi ed è sempre stato difficile andare avanti, e si va avanti solo per amore. Ecco, questo è veramente questo, la passione che lega i teatranti al teatro è enorme. Questo, abbiamo voluto fare una sorpresa in diretta con Francesco Fiorini. Buonasera e benvenuto qui a Terza Pagina, e siamo io, te, ciao Paolo, ragazzi, Mellucci, ciao Alessandro. Eccoci, sentire la tua voce. Ciao Francesco, vi sento lontano ma vi sento, mi concentro, perché io sto in questo momento guardando l'orizzonte sul mare a Nettuno, pensa, da questo balcone che è di casa di Luciano Lembo, che domani ci abbiamo spettacolo qua, e sopra un affresco per luogo, e adesso stiamo sul suo balconcino a fare un aperitivo, una cosa meravigliosa. Bella, bella, come state? Grande Francesca, proprio per questo che abbiamo aperto questa finestra grazie a Paolo Mellucci per lo spettacolo. Paolo Mellucci è un grande, ragazzi, sta lì con voi, no? In collegamento. Grande sei tu, fra. Paolo, lo so, con Luciano Lembo, che ha detto che domani mattina Alberto e lui stanno con te, Sì, ma io infatti, tu non l'hai sentito, ma io ho aperto il collegamento facendo subito pubblicità domani sera la prima uscita del PUF. Ecco, ricordiamolo, visto che c'è anche Francesco in linea, ricordiamolo, domani cosa accade? Domani a questo Teatro Spazio Ideale, questa arena bellissima, di 800 posti, e purtroppo possono esserci soltanto 250-300 persone per il discorso che conosciamo tutti, no? Distanziamenti, eccetera, eccetera. E stiamo a Nettuno, esordiamo con lo spettacolo, siamo tantissimi. Luciano Lembo, Alberto Lorenti, Beppe Albanesi, i sequestratori, Camillo Toscano, lo storico del PUF, Bruno Stazione e i figli unici, Marco Capretti, oddio, mo mi scordo qualcuno, sono affari miei, lo sapete, sì? Aspetta che senti chi c'è. No, ma ciao ragazzi. Chi è? No. C'è pericolo? Ormai ci vogliamo bene, quindi io... Grande Luciano Lembo! ma grandi voi, ciao, ma grazie pure di questa collaborazione, ciao belli miei. Quindi c'è Alessandro e Paolo, ho presi tutte e due? Ebbene sì, proprio entrambi. Paolo Mellucci, che classe ragazzi. Guarda, Alessandro, intanto t'abbraccio, ed è bello quello che abbiamo fatto al PUF, e te con questa macchina sembrava una mitragliatrice di pace, perché prendevi tutti i momenti più belli. Ma io ringrazio Francesco di cuore, veramente, perché sono stati 3 anni indimenticabili. Sì, devo dire eterni, sì, è vero. Anche perché poi Paolo ci sta ascoltando in questo momento. Sì, Paolo, sono qui, ciao Luciano, ciao. Ciao bello mio, ho imparato ad apprezzare proprio il tuo stile, no? E te mi insegni che quando fai una cosa, le cose tue teatrali, quando ne fai una bella da morire, rimane nel tempo, la gente te lo dice, ecco perché l'artista esce fuori dal tempo, se no è una fuga continua, è un rincorrere i successi, invece quando fai una cosa bella te puoi anche fermare per un po' di tempo, e Paolo insomma le fa, no? Io so che le fai con amore, no? Sì, assolutamente sì, Luciano. Credo che il teatro oggi, se non lo fai con amore, non lo fai. Non lo fai perché tu sai perfettamente, stavo spiegando anche a loro, le difficoltà, no, che delle produzioni teatrali, le difficoltà che si incontrano giorno per giorno per poter allestire uno spettacolo teatrale. Quindi o lo fai con tutti i crismi che sono i crismi della passione, oppure lasci stare, no? È vero. Con amore resta, perché la cosa ci ha successo. Poi l'ultima che hai fatto lì a San Paolo, no? Che io non ci siamo trovati, io dovevo venire, poi vabbè, come mi ha mandato l'invito, poi mi ha detto di no perché era pieno, vabbè. Vabbè, comunque, ma vedrai le mie foto, non so. Battuta. <Volenti. ride> No, pensa, noi domani abbiamo beccato la partita della Lazio, che qui a Nettuno sono tutti i laziali. Quindi avremo questa cosa, però ti dico, se abbiamo una bella platea io sono contento, guarda. Perché è una cosa grande, già fare un piccolo risultato è una cosa grande. E tu sai che voglio portare anche il medico a Nettuno, no? Lo sai, sto facendo di tutto per potercelo portare. Ma magari, ma almeno uno portalo, Paolo. Io da quello che ho capito non so se ci sarai, ma almeno uno portalo, uno. Sì, ci sto provando, Luciano, però è tutto molto difficile, no? Perché poi, lo so. Tu sai perfettamente che anche i teatri rischiano fino a un certo punto.
sì, quindi sì, tu poi qui c'ha dei costi fissi proprio, no? Noi abbiamo quindi, tutti i professionisti, Gabriele Marconi, abbiamo una compagnia piuttosto importante, quindi tu capisci che addirittura, io guarda, posso farti una rivelazione proprio così, almeno la sentono tutti, in modo che per fare, pur di far teatro, pur di poterli portare lì, tutti i ragazzi, io chiamo ragazzi pure Gabriele Marconi, tutti i ragazzi accetterebbero anche 50 euro a sera. Beh, questo è il resta vero, perché è bellissima questa cosa che hai detto, hai detto una cosa bella. Sì, pur di fare perché teatro, chi non lo nego. Perché chi non l'accetta non capisce il periodo. Io vengo lì e ti dico, ma io sono Luciano Lemba, a me mi devi da tot, scusate che parlo così, non ho capito il senso che ci ha trasmesso questo Covid. Lo so, purtroppo però... E tu come Francesco hai avuto la passione, perché voi c'avete un fuoco che se non lo seguite voi non potreste fare altro, ragazzi, voi c'avete un demone che, come diceva Socrate, no? Che se non lo seguite andate a sbatte, siete infelici, no? Dico una cosa non brutta, è una cosa bella che... È vero, hai perfettamente ragione, però una cosa è certa, Lucia, io non mollo. No, perché tu le cose le fai bene, quindi no, che molli, ma che. Lucia, anche perché la gente che ti ha seguito si aspetta sempre di delle tue novità, no? Le cose che porti. Comunque no, vedo di una cosa, Francesco, dimmi. No, scusate, dico se apro parentesi. Francesco sta a fare gli oracoli qua, pensa quanto, ti giuro, c'ha le carte dell'oracolo tipo egiziano, col turbante, sta proprio bene, fantastico. Senti, ma per il primo... ha preso una carta, sai, ha scritto, l'asta perde, bene. Bellissimo, una cosa del karma. Senti, Lucia, abbiamo ancora due minuti, no? Visto che, ma De Niro che direbbe? Chi ha chiamato in causa? Chi abbiamo chiamato? Nicolò De Niro? Beh, no, prima c'era De Conte addirittura in causa, no? De Niro non so cosa aggiungerebbe. Ah, De Niro, non ho capito chi ha chiamato in causa come personaggio, Ale. De Niro. Cazzo, state parlando con me, ma va sempre tutto bene, ma che cazzo ci frega di quello che succede? Ma che ci frega, cazzo, siamo forti, ok? Andate d'accordo, ok? Vi voglio bene, cazzo. Bravo, ma Ferruccia Amendola, bella, ok? Dopo quella voce non c'è stato più niente. Fantastico. Veramente. Francesco, ancora lì con te? Adesso te lo passo, ragazzi, sì, vi voglio Luciano, bene, grazie, veramente grazie di cuore, grazie a Paolo. Ci sentiamo domani. Sorpresa a tutti. Ciao Paolo, a domattina, e sì. Alessandro, grazie dell'accoglienza. Vi passo Francesco, grazie, il buon Francesco. Grazie a te, grazie a ciao, te, grazie. Belli miei, ciao. Ciao. Alessandro, ma mi devo intervista a me, hai fatto intervista a Luciano Lemba. Qui stavi facendo le carte. ma pure i fondi di caffè fai, no? Cioè, visto hai messo un cartello. No, Luciano, tutti i libretti a casa sua. Tutti i libretti. Ma io pensavo anche ai fondi. Dica. Ragazzi, Paolo, parlate forte che non vi sento. No, noi li sentiamo benissimo. Penso Paolo non c'è più. Paolo, ci sei Paolo? No. Mi senti? Paolo saluta. Adesso vi sento. Ok. Grande Paolo. Io vi ringrazio che mi avete chiamato. È una sorpresa, volevo fare anche una sorpresa a Paolo, perché abbiamo iniziato con Paolo e poi ho detto, sai che c'è? Chiamo pure Francesco. Ma Paolo è un pezzo da 90, ragazzi, Paolo è uno di quelli che va dritto come grande una spada, maestro. Io lo seguo sempre. Grazie Fra. Forte te, forte il Puff. Il Puff rimane sempre nei nostri cuori e dove sia, sarà sempre il simbolo della romanità, sempre. Noi ci mettiamo tanto cuore, tanta passione, tanto amore. E poi, come diceva Luciano, l'importante è davvero metterci questi ingredienti, la passione, il cuore, l'amore. E non bisogna stare a pensare, come diceva Luciano, all'aspetto economico, perché in questo momento non ce ne frega niente, ma no, perché siamo ricchi, anzi. Però bisogna fare le cose, bisogna farle, bisogna rimetterci in campo, bisogna ridare fiducia alla gente, bisogna strappargli un sorriso, una riflessione, per cui... è importante in questo momento, per cui ci state? Sì, ci ascoltiamo. Sì. Per cui, come diceva Papa Wojtyla, dateve da fa. Siamo romani, è vero. Io spero soltanto che tutta la categoria nostra, no? Anzi vostra, voi siete artisti, io non sono artista, io sono uno che vive in mezzo agli artisti, ma non sono artista, l'artista è Luciano e tutti gli altri attori. Speriamo che questa categoria degli artisti, e cerco di raggrupparli tutti in questa parola artisti,
riprenda al più presto, perché tante persone, miei amici che vivono di questo, stanno in grande sofferenza. Ma parlo anche dei fonici, no? Di tutto il mondo. Certo, dei fonici, tutto il mondo che appartiene al fare arte, a fare teatro. Bravo, è così. Per cui speriamo che riprendano anche queste, e che finiscano anche per loro queste sofferenze anche economiche che ci sono state. Certo. Per cui noi stanno a riniziare tante persone, incrociamo le dita, rispettiamo le regole e andiamo avanti. E partiamo. E la grande. Francesco, grazie. Io ti ringrazio veramente con tutto il cuore, poi noi ci sentiamo più tardi dietro le quinte, e grazie a Paolo Mellucci di essere stato qui con noi, grande sorpresa, grandi ospiti, veramente grazie. Grandi persone prima Paolo, di tutto. Vero, una sorpresa bellissima, e a Francesco tanta merda per domani. Grande. Alessandro, grazie Paolo, grazie a tutti i ragazzi studio. Grazie, a presto, noi andiamo in break e ritorniamo sempre qui a Terza Pagina nella radio.it.